Alziamo ulteriormente il livello, questo qui è il Nokia 5, il mid-range della casa finlandese appena presentato qui al Mobile World Congress 2017, un mid-range da soli 189 euro con scocca, unibody in alluminio, come vedete la back cover piega notevolmente verso il bordo, si arrotonda tantissimo e questo facilita la presa, è molto molto ergonomico. Dimensioni contenute, in questo caso abbiamo un display da 5.2 pollici, sempre HD e sempre polarizzato, ottimi angoli di visuale e pochissimi riflessi, in questo caso siamo all'interno ma ci sono tantissime luci e i riflessi sono molto contenuti e in questo caso anche la luminosità è massima. Vediamo anche cosa c'è qui sul lato, il bilanciere del volume, il pulsante accensione e spegnimento. Qui in alto, nonostante sia una scocca in alluminio, sono state ben mimetizzate le due antenne, c'è il jack da 3,5 per l'audio. Sulla parte sinistra c'è invece, ci sono i due slot per la micro USB e per la SIM. In basso c'è invece la micro USB per la ricarica e lo speaker e il microfono principale. E questo è praticamente la back cover. In questo caso c'è anche l'antitaccheggio che mi dà fastidio, un'ottica un po' particolare, come vedete c'è questo tema leggermente a rilievo con la fotocamera principale da 13 megapixel e in basso c'è invece il flash, il doppio flash LED. Qui in alto c'è invece il microfono per la soppressione dei frusci. Fotocamera anteriore da 8 megapixel, quindi uno step successivo, superiore rispetto alla 3, vediamo, scusate, al Nokia 3. Vediamo anche come funziona, vediamo fare anche qualche scatto. In questo caso c'è l'HDR attivato, disattiviamolo, vediamo, il tempo di scatto non è immediato, questa cosa l'avevo già notata prima quando l'ho provato per la prima volta, ci mette qualche secondo, forse dentro un secondo, se attivo l'HDR ci mette ancora di più, è un po' difficile, vabbè dovremmo ovviamente rivedere il software, questo qua è un software chiaramente dedicato, sono modelli demo, dovremo rivederlo più avanti quando arriverà nel Q2. In basso c'è la navbar con i tasti a sfioramento, come vedete sono retroilluminati, qui si attiva il multitasking, tutto va piuttosto rapidamente ma ci sono davvero pochissime applicazioni installate, soltanto quelle di Google, quelle native. Al centro c'è invece il tasto home con il lettore di impronte integrato, tutto a filo, lo si sente giusto un pochino, è ben mimetizzato proprio in questa cornice inferiore. Versione, dicevo, del software che praticamente non ha alcun tipo di personalizzazione, è una stock pura come Nokia ha già precisato dal palco. Un Nokia 5 che arriverà successivamente, quindi non abbiamo una data precisa, si è semplicemente parlato del Q2, quindi secondo trimestre dell'anno, per la commercializzazione che dicevo da 189 euro. Il processore, forse ancora non ve l'ho detto, è lo Snapdragon 430, lo stesso montato anche sul flagship Nokia 6. E per adesso è tutto con Nokia 5, ma non perdetevi gli altri video, questo è soltanto il primo giorno del Mobile World Congress 2017.